punto di partenza, che è un po' in realtà anche l'elemento qualificante di questo incontro, è il tema del rapporto tra come sta cambiando il rapporto tra l'individuo e il mondo della marca e il mondo delle insegne. A dispetto di quello che si è portati a pensare anche in Italia, vi è un significativo cambiamento. Noi, come alcuni di voi forse sanno, abbiamo sviluppato nel tempo un osservatorio che è insieme con gli amici di Nielsen, in cui come obiettivo abbiamo cercato di andare a mappare il carattere multicanale di questa interazione tra l'individuo e la marca, l'insegna. E in questi 6 anni abbiamo visto enormi cambiamenti. In sintesi, giusto per focalizzare la nostra attenzione, no? Quindi non tanto, mi scuso se magari dico cose a voi estremamente note, ma è giusto per fissarle queste cose. In sintesi io direi che un primo elemento centrale è che ormai oltre il 50% degli italiani vive l'interazione col sistema della marca e o con le insegne in una prospettiva multicanale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i meccanismi di formazione delle preferenze d'acquisto, il processo d'acquisto, segue regole significativamente diverse rispetto a quelle del passato. La portata del fenomeno dal punto di vista quantitativo numerico per quanto riguarda la rete e i device digitali to court è ormai impressionante. Cioè, oltre 28 milioni di italiani ormai formano opinioni utilizzando l'ambiente del web, ne sono influenzati, sono influenzatori, si muovono costantemente in questo spazio fisico-digitale commutando, cioè il cosiddetto customer journey, il viaggio del consumatore, è un viaggio che si manifesta, che ha una sua declinazione in un ambiente a 360 gradi in cui sempre più difficile è discriminare tra quello che è il mondo digitale e quello che è il mondo fisico. Questo è un fenomeno che riguarda to cure, il mondo dei manufacturer, quindi diciamo Barilla, che abbiamo qui Amadori, Thune, ma riguarda Auchan, riguarda Esselunga, riguarda la Noci SRL che è qui via Console Marcello, voglio dire, con il suo negozietto. Parlare di multicanalità, uno porterebbe a dire, bene, abbiamo un insieme di canali, no? Abbiamo un insieme di canali. Nella verità, attenzione, perché quello che le aziende stanno facendo è multicanalità, insieme di canali, strategia che fa riferimento a più canali, ma che in qualche modo manca di un collante. Questo è il tema cruciale. Il tema della definizione di una legacy tra canali è il tema fondamentale, perché le aziende tendono a lavorare in una logica di aggiunta di canali. L'individuo ragiona in una logica di piena integrazione di canali. Quindi, signori, la multicanalità in sé è la negazione dell'esistenza di canali. Essere multicanale significa negare l'esistenza di canali. Nella sostanza, anche chi ha un punto vendita fisico deve lavorare in una logica di creazione di uno spazio di interazione multicanale integrato. Questa è la realtà. Scomoda? Probabilmente sì, ma è la realtà ed è tremendamente trascinata dalla società. È la società, è l'individuo che spinge in questo. Quindi il tema che si pone delicatissimo per chi ha un'insegna o chi ha un punto vendita fisico è il tema della valorizzazione delle specificità del punto vendita. Questa è una sfida che non è una sfida da CMO, per essere molto chiari. Questa è una sfida da CEO, perché qui siamo di fronte alla più potente variabile di cambiamento che negli ultimi 100 anni le aziende, in termini di organizzazione, abbiano a che fare. Cioè, capite, parte dal mercato, ma è un ribaltamento delle logiche organizzative e strategiche dell'azienda.
non c'è CMO che tenga, con tutto il rispetto per tutti noi, perché non ha leve. Qui è un processo di cambiamento pervasivo da un punto di vista organizzativo, non c'è niente da fare. E come dico sempre, abbiamo sempre detto che il cliente era al centro, adesso lo dobbiamo mettere al centro. È evidente che vi è necessità di avere, di studiare, analizzare e processare dati in modo adeguato, no? Cioè, come io posso creare questa comfort zone, questo comfortable environment? Lo posso fare se e solo se conosco, se e solo se studio il mercato, se e solo se lo ascolto. L'ondata che va per la maggiore in quest'anno, che è il tema di Big Data. Ecco, avendo un minuto dico, Big Data non significa solo soltanto avere tanti dati. Big Data vuol dire ascoltare, ma avere in modo chiaro il modello di analisi, cioè avere rispetto ai milioni di, diciamo, no, centinaia o migliaia di variabili che raccolgo, quali sono le variabili chiave.